Uomini e donne oggi, Giulia Cavaglia ha colpito dove fa più male. Le indiscrezioni su uomini e donne di oggi meritano particolare attenzione. Protagonista, Flavio Barattucci, l'ex corteggiatore della viterbese Giulia Cavaglia, la quale nutriva dubbi sui suoi confronti, riguardanti un'altra ex corteggiatrice. Dapprima il giovane ha partecipato al dating show come amico intimo di Valentina Galli, finché è arrivata una segnalazione sulla ragazza a Luigi Mastroianni. Flavio e Valentina sono molto legati e il loro rapporto è stato messo in discussione dalla Cavaglia perché ci sarebbe stato del tenero. La tronista non trovava pace, malgrado Flavio le avesse spiegato per filo e per segno la situazione con Valentina e le avesse mostrato interesse. Tutto vano, Giulia in una puntata di Uomini e Donne 2019 ha chiesto di controllare il telefono di Barattucci e da quel momento non c'è stato più nulla da fare. Uomini e Donne oggi, Flavio Barattucci su Giulia Cavaglia, mancanza di rispetto. Flavio Barattucci è sempre apparso alla mano e soprattutto pareva sempre parecchio convinto di quel che affermava. Non ha però accettato il trattamento della Cavaglia nella suddetta circostanza. Dopo essersi chiamato fuori dai giochi, Giulia si è recata a casa sua per persuaderlo a tornare. Ma non ha cambiato idea. Adesso Flavio ha replicato alla domanda di un fan e spiegato perché ha voluto lasciare Uomini e Donne di Maria De Filippi. Davanti alle telecamere ha mostrato per com'è e anche fuori. Nella vita vera non riesce a perdonare una persona rea di mancargli di rispetto in quella maniera. Prendergli il telefono e mostrarlo al pubblico così gli ha provocato un forte fastidio. Chiunque sa che al giorno d'oggi ogni messaggio può finire travisato e mal interpretato. Sebbene nel suo telefono non avesse trovato nulla. Ha cercato di colpire. Poi Flavio Barattucci ha contestato il mettere in così cattiva luce una persona solamente a causa dei timori. Si possono affrontare in moltissimi altri modi. Ha cercato di colpire, perciò appena visto il filmato, Flavio ha ritenuto doveroso lasciare gli studi, nonostante abbia provato dispiacere, eppure tanto. Infine, ha rivelato che aveva valutato se fare nuovamente capolino da Giulia Cavaglia. Una verità su uomini e donne di oggi mai prima raccontata, pure dopo essersene andato, è stato tentato nel ritornare. Si è concesso un periodo di tempo per rifletterci su. Ma poi ha comunque deciso di gettare la spugna. È andata così e si sente a posto con la coscienza. In seguito all'autoeliminazione, Manuel Galiano e Giulio Raselli hanno proseguito il viaggio con Giulia ed è stato scelto il primo.